Uno dei momenti di maggior tensione è dato dall'improvviso nervosismo degli animali, che disturba una calma apparente, avvertendo che qualcosa di terribile sta per accadere. A noi spettatori sembra normale, eppure non è così scontato. Anzi, quello di prevedere presenze dell'aldilà è solo uno degli incredibili poteri degli animali, in grado di avvertire anche eventi più intimi, quali malattie o morti improvvise. Spesso parlando tra amici, sulla pista ciclabile di Monte Ruscello, amici che hanno un cane come amico, hanno notato in essi strani comportamenti. Il mio cane è un beagle. All'improvviso, nei pressi di una chiesa della zona, si ferma e ringhia. Un cane ringhia solo quando presta un'attenzione particolare, poi persone mentre corrono per le zone alberate si sentono seguiti. Addirittura qualcuno ha visto ombre attraversare da ombre la strada in tarda serata, chi sente risate all'improvviso, chi ha visto ombre di bambini. Bisogna andare un po' nel passato, per analizzare cosa è successo e cosa offriva la zona. Monte Ruscello dista 3 o 4 km da Cuma. Cuma è la prima colonia di fondazione greca in Italia, risalente al 720 a.C., ed è occupata subito dopo l'avamposto di Pithecusae presso Ischia. Cuma fu tutto. Ebbe monumenti straordinari e fu teatro di storie che la ricerca archeologica va progressivamente ricomponendo. Questa è una storia che finisce così. Sopra una pietra e la pioggia bagnò. In questo meraviglioso luogo Annibale consumò la più grande battaglia, scaturendo il suo declino. Oltre 2000 militari lasciarono la loro anima in questi luoghi a 3 km da Cuma. E la loro presenza si sente tra il silenzio incantevole dei luoghi. La battaglia di Cuma si svolse agli inizi del 215 a.C. tra i cartaginesi di Annibale, alleato dei Campani, e i Romani, alleati dei Cumani. Livio Annibale scrive che furono uccisi più di 2000 campani, oltre al loro stesso condottiero, Mario Alfio. Molti furono fatti prigionieri e furono prese 34 insegne militari. Le perdite romane furono invece meno di 100.
Forse è questa la causa del ringhiare dei cani, delle ombre e delle strane presenze. Non è vero, ma ci credo.